Costa per il Chieti, troppi decisivi errori consegnano la sfida salvezza al Nardò, che si impone per 1-0 grazie ad un rigore realizzato da Monaco nei primi minuti di gioco. Questa sconfitta complica il cammino dei neroverdi verso una salvezza tranquilla, senza cioè l'assillo dei play-out. Ora il Chieti è al quintultimo posto a pari punti con il Tricase e con un solo punto di vantaggio proprio sul Nardò, e dal termine del campionato mancano solo 2 giornate, Casarano in casa e Catanzaro in trasferta, d'obbligo la vittoria nell'ultimo appuntamento interno della stagione. Ma veniamo alla cronaca. Dopo solo 11 minuti arriva l'episodio chiave. Azione manovrata, Coppola di lì avvantaggiato. Palla ancora per Coppola che in area viene atterrato da Gabrieli. Per il direttore di gara Ceccotti di Udine il rigore che Monaco trasforma la sinistra di Musarra. Frastornato dallo svantaggio, il Chieti prova a reagire al 20°. Scarpa conclude con il pallone che sembra indirizzato sotto l'incrocio dei pali. Bravo Della Torre a sventare il pericolo. Al 25° ancora Chieti, prova a fare tutto da solo Terzaroli che dopo aver recuperato palla sulla tre quarti entra in area ma conclude tra le braccia del numero 1 pugliese. Si va dunque al riposo con il Nardò in vantaggio ma con la sensazione che le Chieti meriti almeno un pareggio nonostante i troppi errori in rifinitura e le mille conclusioni. La ripresa si apre con Pace che presenta in campo De Matteis al posto di un Di Matteo inconcludente ed è proprio il neo entrato a provarci al 28°, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. L'ultima emozione si vive in pieno recupero, va alla conclusione Scarpa il migliore in campo, ma Della Torre salva porta e risultato. Al Chieti resta l'amaro in bocca per una sconfitta immeritata ed ora per non complicarsi ulteriormente la vita occorrono i 3 punti da prendere domenica prossima al Casarano.